ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il titolo parla chiaro, andiamo a vedere come imposto iPhone per le mie sessioni di shooting, in realtà per l'utilizzo di tutti i giorni, perché non vado mai poi a stravolgere granché, sia lato foto che lato video. Sappiamo che abbiamo a che fare con una linea di impostazioni molto minimale, molto semplici, che iPhone propone, che Apple propone. Questa è una fortuna, perché probabilmente qualsiasi tipologia di iPhone abbiate, qualsiasi modello, grosso modo questo video può esservi utile, al massimo avrete qualche impostazione in meno, ma in linea di massima credo possa esservi utile. Questo è in particolare iPhone 14 Pro, quello che utilizzo io. Vi segnalo soltanto una cosa: in parallelo a questo video uscirà un video identico ma dedicato a Xiaomi 13 Ultra, che è il secondo smartphone che vado ad utilizzare per i miei lavori. Diciamo che iPhone è il mio smartphone a tutti gli effetti, lo smartphone che utilizzo tutti i giorni ed è il mio punto di riferimento soprattutto per le registrazioni video. Quando ci siano delle occasioni particolari, Xiaomi 13 Ultra è sostanzialmente lo smartphone che ha sostituito la mia Reflex, la mia mirrorless. Vi segnalo anche che questo video è dedicato all'app Stock, all'utilizzo, che poi è l'utilizzo è il cuore un pochettino di iPhone, quindi l'utilizzo del punta e scatta, l'utilizzo veloce, l'utilizzo di tutti i giorni. Uscirà un video dedicato invece in particolare alla parte video e a come mi preparo io se devo effettuare uno shooting con smartphone, con iPhone, in questo caso con tutta la trafila sia software che hardware, quindi app di terze parti, quindi cage, quindi supporti di vario tipo. Ne parleremo in un video dedicato. Quindi andiamo subito a vedere come imposto lui. Eccoci qui. Ciò che dovete fare è partire innanzitutto dalle impostazioni e andare nel menu fotocamera, e andiamo con ordine. Non c'è granché, ma sono piccole cose che possono fare la differenza. Come modalità di acquisizione io utilizzo efficienza elevata, ho fatto vari test, mi sono informato in rete, trovate tantissimi test. Ormai conviene scattare con questi codec, che sono appunto il formato HEIF e HEVC col codec H265, insomma si ha sostanzialmente la stessa qualità dei JPEG, alcuni dicono addirittura superiore, insomma io questa grande differenza nelle compressioni non l'ho notata, ma a dispetto di un'ottimizzazione in termini di megabyte. E oltretutto soltanto in modalità efficienza elevata iPhone sblocca alcune funzionalità che vedremo dopo. Il formato Apple Pro RAW lo tengo sempre attivo in modo da avere il toggle in alto a destra disponibile e poter attivare la modalità RAW in qualsiasi momento. Per quanto riguarda la risoluzione, il 14 Pro sappiamo che propone anche i 48 megapixel, io tendo a tenerlo sempre a 12 per svariati motivi, perché principalmente faccio street e quindi a 12 abbiamo innanzitutto una risposta dello shutter più veloce, che nel caso della street non fa mai male, e poi sappiamo che utilizzando meno megapixel il sensore è un po' più sensibile alla luce, perché i singoli megapixel sono più grandi, e anche qui facilitiamo iPhone nell'utilizzare dei tempi di esposizione favorevoli al congelamento dell'attimo. Fa un po' meno fatica magari in quelle situazioni non ottimali di luce che nella street capitano spesso. I 48 megapixel li suggerisco magari in situazioni studiate, curate, dove avete tempo per ragionare, non nel caso di campi lunghi, lunghissimi, paesaggistica, perché secondo me su questi sensorini vanno un po' a impastare tutto, ma ad esempio nel caso di ritratti, perché no, in studio o comunque dove avete una luce controllata di un certo tipo, potrebbe essere utile avere 48 megapixel, o nel caso di campi medi, se sapete già che può farvi comodo croppare un pochettino l'immagine, chiaramente la differenza in quel caso si vede ed è un vantaggio, un valore aggiunto. Stessa cosa per l'Apple ProRes, lo tengo sempre attivo in modo che in modalità video ho il toggle sempre lì disponibile da poter attivare. Registrazione video, io personalmente utilizzandolo molto per il web lo tengo fisso a 4K 30fps, ci sono tutte le combinazioni possibili immaginabili, devo dire che iPhone è super affidabile in tutti i formati, in tutti gli fps, ha una grande continuità su tutte e tre le camere, quindi in base alle vostre necessità capite voi cosa fare. Non attivate come fanno in molti 60fps a caso, attivateli solo se vi servono effettivamente, se dovete fare slow motion e cose del genere. Per il web sappiamo che 30fps sono quelli ottimali,
YouTube legge anche 24 ultimamente, quindi per alcuni lavoretti magari specifici dove vogliamo dare una pasta un po' diversa sotto quel punto di vista, può essere carino attivare 24, ma questo è un po' quello che faccio io. Formato PAL semplicemente vi dà qualche opzione in più, non stiamo ad approfondire questa cosa. Se vi servono i 25 fps attivatelo. Stabilizzazione ottimata io la tengo disattivata e vi spiego il perché. Anche tenendo disattivata questa opzione, iPhone effettua già un piccolo crop dell'immagine e ha un'ottima stabilizzazione ottica abbinata comunque a una piccolissima stabilizzazione elettronica. Con questa opzione attiva questo fattore aumenta, il crop secondo me è considerevole, dipende sempre dall'utilizzo che ne fate. In alcune situazioni può essere utile, in altre no. Secondo me è molto difficile che l'opzione di base della stabilizzazione non vi basti per i vostri video. Anche in movimenti relativamente complessi mi ci sono sempre trovato benissimo, quindi per me non ha senso tenerla attiva perché inevitabilmente c'è una perdita di qualità e quando siamo in scenari con non troppa luce rischiamo anche di avere qualche artefatto. È una roba che possiamo aggiungere in post-produzione facilmente anche tramite app ormai di terze parti come CapCut, InShot eccetera, quindi io la tengo disattiva. Modalizzazione è una cosa che non utilizzo assolutamente, nel caso in cui voi la utilizzaste io questa opzione, se fossi in voi, la terrei attiva, perché in questo modo in caso di scarsa luminosità, dove è sconsigliabile utilizzare questa modalità, va un po' a diminuire in automatico la stabilizzazione elettronica per sfavorire la presenza di strani artefatti ed effetti non piacevoli sull'immagine, quindi nel caso la terrei attiva. Video HDR personalmente lo tengo disattivato, secondo me iPhone fa già un ottimo lavoro in SDR con l'algoritmo, insomma va a preservare molto le alte luci, funziona già molto bene e snatura un po' meno l'immagine. L'HDR va a darci un fattore brillantezza sui toni scuri soprattutto un po' più forte. In alcuni scenari non mi fa impazzire, diciamo che non c'è una scelta giusta e sbagliata, secondo me dovete un po' valutare il vostro gusto, il vostro utilizzo medio e invece in situazioni più specifiche proprio capire un attimino cosa funziona di più e cosa funziona di meno. Su app di terze parti invece è un po' più specifico l'utilizzo dell'HDR, qui sull'app stock onestamente non noto neanche queste differenze pazzesche. FPS automatico, se ho ben capito di cosa si tratta, lo deseleziono. È vero, con iPhone è un po' un casino, non si può andare neanche a vedere con quale valore di otturatore si sta girando. Lui quello che fa qui è tendenzialmente abbassare gli FPS per favorire il passaggio della luce. Maggiori sono gli FPS, meno vede il nostro sensore, minori sono i nostri FPS, più vede il nostro sensore, quindi è un po' più sensibile alla luce in caso di scenari con scarsa illuminazione. Preferisco non attivare questo automatismo e evitare chissà mai problemi di sorta. Lascio fare tutto ad iPhone così com'è nelle impostazioni di base, senza forzargli nulla in alcun modo. Blocca fotocamera lo lascio disattivato in quanto secondo me non ha senso bloccare i passaggi tra le varie camere durante la registrazione. Slow motion non lo uso mai, valutate voi. Chiaramente maggiore il numero di FPS più lo smartphone fa fatica a catturare luce, quindi in base allo scenario che avete di fronte e alle necessità di slow che avete potete selezionare un valore piuttosto che l'altro. Suono stereo lo lascio attivo. Nel menu mantieni impostazioni invece qua tengo tutto attivo, anche roba che non uso e non utilizzerò mai, preferisco tenerla attiva. È correlato molto alla tipologia di lavori che faccio io con iPhone, ma sostanzialmente se sto affrontando un lavoro, una sessione di shooting o sono semplicemente in giro a fare i miei scatti è molto difficile che effettuo dei passaggi stravolgenti da un tipo di lavorazione all'altro. Vediamoli rapidamente tutti, modalità fotocamera e la modalità generica, la più importante. Assolutamente non voglio che ogni volta che rientro in iPhone mi ritrovo in foto automatico, se sono in giro a girare video probabilmente sto facendo solo quello e ogni volta che riapro l'app voglio ritrovarmi lì. Ritocchi creativi che non utilizzo mai, stesso discorso. Controllo macro, importantissimo che sia attivo, in questo modo lui non farà in automatico il passaggio a quella orrida cosa che è la modalità macro di questo iPhone e di un po' tutti gli smartphone, ovvero all'ultra grandangolare croppata
per simulare questa macro che in realtà non esiste. In questo modo avrete un toggle che compare in basso a sinistra, qualora si attivi in automatico lo disattivate una volta e non avrete più a che fare con questo inferno. Regolazione esposizione idem, in questo modo lui vi segnalerà in alto a sinistra il guadagno che avete eventualmente impostato nell'esposizione e soprattutto lo manterrà fisso, e anche qui per il mio utilizzo è una manna dal cielo, perché se ad esempio sono in giro in città e in un orario un po' sfavorevole, particolarmente contrastato, e vado un po' ad abbassare la compensazione, voglio che sia così per tutta la sessione di shooting. Molto probabilmente quando non mi servirà più sarò io a ripristinarlo e a farci caso. Modalità notte, ritratto, azione, idem. E poi ProRAW e ProRes mi interessa particolarmente. Se sono in giro a testare il ProRes, a girare qualcosa in ProRes, lo farò per tutta la mia sessione probabilmente. Idem per il RAW. Io vi consiglio di lasciare tutto quanto assolutamente attivo. Utilizzare il tasto volume per sequenza rapida? Sì, perché no? È la raffica, importantissima in moltissimi casi, quindi io mi darei questa possibilità. QR testo rilevato direi che c'entra poco con quello che stiamo facendo. La griglia me la tengo sempre attiva per comodità, non mi dà particolarmente fastidio. Rifletto la fotocamera anteriore in modo che i selfie rappresentano esattamente ciò che ho visto al momento dello scatto e non si specchino in automatico. Non visualizzo l'area esterna al riquadro, lo trovo fastidiosissimo, senza senso, non mi piace. Stili fotografici non li utilizzo, onestamente, lascio su standard. Priorità agli scatti più rapidi è una cosa che vado invece ad attivare. Lui in questo modo in teoria dovrebbe favorire la velocità dell'otturatore a dispetto della qualità, che è una cosa che personalmente, scattando poi sempre in RAW e sempre in un certo modo, preferisco, perché ad un micromosso non c'è rimedio. Correzione obiettivo, visto che funziona molto bene sull'ultra wide, quindi personalmente uno dei pochi automatismi che lascio attivi. Controllo macro, importantissimo, è quello che vi accennavo prima, scusate, prima è semplicemente il blocco dell'impostazione, qui abbiamo proprio il toggle che compare, non lasciamo che iPhone in automatico faccia i suoi passaggi a quell'orribile modalità macro che vi raccontavo prima, quindi questo deve essere assolutamente attivo, così come i toggle dei mantieni impostazione di prima. Fatto ciò abbiamo sostanzialmente fatto tutto. Vado un attimo sull'interfaccia, vado in ordine da in alto a sinistra, flash sempre disattivato, modalità notturna abbiamo attivato il controllo prima in modo che non lo faccia in automatico senza dirci nulla, e io la tengo sempre sbarrata, una modalità che non utilizzo mai, personalmente non mi piace. Abbiamo qui il nostro controllo rapido della compensazione dell'esposizione. Io personalmente, allora, iPhone è molto difficile che bruci le alte luci. In base alla situazione in cui mi trovo, io comunque tendo a muovermi tra lo 0 e il meno 3 o al massimo, in alcuni casi estremi, meno 7. Non è una roba che si può definire, dipende appunto in che situazione ci troviamo. Utilizzando i profili lineari, e vi rimando al video che ho fatto qualche settimana fa, ricordiamo che è sempre meglio lavorare un po' al limite della sovraesposizione per favorire la post-produzione. Ripeto, iPhone di per sé ha un algoritmo che tende già molto ad aprire lo scatto, a preservare le alte luci, lavora molto già in HDR sostanzialmente, quindi difficilmente vado ad aumentare la mia esposizione rispetto a ciò che lui mi propone in automatico. Su questo lavora molto molto bene, semmai mi preservo qualcosina appunto andando in giù in situazioni di grande contrasto e eccetera eccetera. Per quanto riguarda tutte le impostazioni rapide, non ho granché da segnalarvi, se non di lavorare ovviamente in formato 4/3 in modo da sfruttare tutta la superficie del sensore. Utilizzate formati specifici magari solo se già sapete che dovrete poi lavorare, consegnare o utilizzare quel materiale in quel formato specifico. Io comunque consiglio sempre il 4/3, si fa in tempo dopo a ritagliare la nostra immagine. L'esposizione l'abbiamo vista, timer non c'è bisogno che vi dica nulla. Ritornando in alto a destra, appunto, abbiamo il toggle del RAW rapido. Io scatto quasi sempre in RAW a 12 megapixel, comunque non sono così pesanti i file, se dovete poi inviarli, fare eccetera, fa delle conversioni in automatico e
bene o male ci abbiamo sempre degli scatti in RAW. C'è da dire che non faccio quasi mai scatti generici così, insomma, da situazioni di tutti i giorni. Lo utilizzo quasi solo per lavorare a livello fotografico. Il telefono, modalità live, sempre disattiva, non ci serve. Se vi serve qualche effetto specifico ve lo andate a studiare e vedete, ma insomma nel mio utilizzo la tengo sempre disattiva. E il lato video poco cambia, al posto del RAW abbiamo il ProRes, la modalizzazione la tengo sempre disattivata, esposizione è lo stesso identico, il discorso un po' più delicato perché i file sono meno lavorabili, il ProRes rispetto al RAW ovviamente no, non lo tengo sempre attivo, non lo tengo quasi mai attivo, soltanto in lavori proprio molto specifici dove voglio grande lavorabilità o sto effettuando dei test, insomma è molto raro l'utilizzo del ProRes su iPhone per quel che mi riguarda. Se lo utilizzo, poi lo utilizzo con app di terze parti. Risoluzione e frame rate ne abbiamo già parlato e grosso modo questo è un pochettino come vado ad utilizzare io iPhone. Tutte le altre modalità sostanzialmente non le uso molto, quindi non ho granché da dirvi. iPhone ha di bello appunto di avere un'interfaccia molto semplice, molto intuitiva ed è di essere particolarmente affidabile, quindi non richiede particolare attenzione sotto quasi nessun punto di vista. Ci sono delle piccole accortezze, l'avete visto, io mi ci trovo molto bene per i lavori che affronto, ripeto, lo metto da parte soltanto se ci sono lavorazioni particolari dove preferisco sfruttare la forza bruta di Xiaomi 13 Ultra, che mi permette di avere maggior versatilità sia in fase di scatto che in fase di post e una qualità leggermente migliore relegata a proprio il dettaglio del file e un pochettino la lavorabilità, soprattutto sulle lenti secondarie. Se vi è piaciuto questo video, se è stato utile, vi ricordo di seguire il canale per sostenermi, commentate se avete dubbi, perplessità, curiosità, fatemi sapere se volete altri video di questo tipo e io direi che noi ci vediamo alla prossima.